scardinare queste difese. A volte non si difendono in 5, in 7, tutti dentro l'area di rigore. Però cosa è mancato? Cioè cosa ci voleva eventualmente per cercare di perforarle queste difese? Sappiamo che quando andiamo a giocare fuori casa contro certe squadre, soprattutto su dei campi difficili come questo, possiamo avere delle difficoltà. Tutto sommato devo dire che c'ho poco e niente da rimproverare ai miei ragazzi, perché hanno corso fino alla fine, hanno dato l'anima e ci hanno creduto fino all'ultimo minuto. Poi è chiaro che se la palla non entra nemmeno in una situazione come quella di Calgiuro al 92esimo, significa che la giornata no, e quindi queste partite sono anche le partite che molto probabilmente rischi di perderle e non di vincerle. Chiaramente le abbiamo provate tutte, abbiamo provato a giocare palla a terra, abbiamo provato ad entrare con la palla alta, abbiamo provato ad aggirare, purtroppo abbiamo trovato un avversario che veramente si è difeso con i denti e con le unghie in sette giocatori nell'area di rigore, e diventa difficile trovare anche lo spazio per mettere la palla nella porta, come è capitato, ripeto, al 92esimo a portiere battuto. Mister, il primo tempo la squadra ha provato varie volte la soluzione, no? Palle alte, però mancava la rete, diciamo, d'area di rigore. Nel secondo tempo, quando è entrato Fragello, bene o male, qualcosa in più si è visto. Col senno del poi, forse sarebbe stata questa la partita più di Fragello che di Gargiulo, proprio per un fatto tattico in campo. Sì, vabbè, col senno del poi possiamo discutere di tutto. Alla fine ci abbiamo provato addirittura con due reti, perché avevamo anche Temponi lì dentro. Temponi che purtroppo è stato colpito da un attacco influenzale e quindi non era al meglio della condizione, ha giocato con 38 di febbre, quindi anche la mancanza di Temponi ci ha dato una soluzione, soprattutto sulle palle inattive, perché Carlo è uno bravo di testa. Alla fine, ripeto, siamo una squadra costruita e cerchiamo di giocare sempre allo stesso modo, quindi palla a terra e ripartire veloci. Non mi va di snaturare a priori la partita, poi se l'esigenza lo richiede possiamo utilizzare anche la rete, ma di concetto uno non può improvvisare un'impostazione di gioco per una sola partita nell'arco di tutto il campionato. Soddisfatto Ivanin alla prima, terzino destro, io direi bene, il secondo tempo poi mezzala, ve l'ho avanzato a mezzala. Sì, ma Ronaldo non lo scopro io, è un ragazzo che gioca nelle nostre categorie, quindi è un ragazzo eccezionale, ma contento di Ronaldo, ripeto, contento dell'impegno anche di tutti i ragazzi. È chiaro che fuori casa abbiamo spesso incontreremo delle squadre che giocheranno con questo atteggiamento e dobbiamo provare anche delle soluzioni alternative. Quindi, volendo rivedere, così riavvolgendo il film della gara, qualcosa che non è andato a Gabuddo di vista magari caratteriale o in genere? No, ma da un punto di vista caratteriale, ripeto, non c'ho niente su cui rammaricarmi, perché i ragazzi hanno battagliato per 90 minuti con una squadra che è una squadra di categoria, e per queste categorie sono scesi al loro stesso livello, non si sono tirati indietro la gamba, sono andati duri nei contrasti, hanno rincorso, si sono impolverati come si sono impolverati gli avversari, e quindi da un punto di vista caratteriale penso che non c'è niente da dire a questi ragazzi. È chiaro che ci si aspetta sempre i tre punti da una formazione come la nostra, e probabilmente certe partite dobbiamo sfruttarle anche la minima occasione per portarci in vantaggio e poi poter giocare con spazi diversi, perché probabilmente gli avversari gioco forse si devono aprire e ci devono concedere qualcosa. Devo dire anche che nel primo tempo, nonostante loro erano chiusi e se abbiamo avuto pazienza, abbiamo fatto girare tanto la palla cercando di trovare il varco giusto, purtroppo oggi non siamo riusciti a trovare, quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare più del solito. Allora, mister, come hai detto tu, oggi abbiamo trovato comunque una squadra che si è chiusa tutta in difesa, rendendo impossibile trovare facilmente la via del gol. Forse l'unica cosa che può essere mancata, soprattutto nel primo tempo, è mancato di essere troppo un po' più cinici sotto porto. Si sono avute delle occasioni magari che con più cattiveria si potevano concretizzare meglio. Sì, forse il primo tempo siamo stati bravi e ordinati da un punto di vista tattico, ma poco cattivi nell'andare a incidere nelle zone importanti del campo negli ultimi 20 metri. Secondo tempo abbiamo cercato di accelerare i tempi, di forzare, però onestamente dall'altra parte trovi ostruzionismo per tutti i 90 minuti, una squadra che prende tempo ad ogni occasione, su ogni rimessa laterale, su ogni rimessa dal fondo, su ogni fallo, ogni situazione, e dobbiamo essere soprattutto più bravi a rimanere calmi, perché sappiamo che fuori casa ne incontreremo tante di queste squadre che giocheranno con noi per fare il punto della gloria, perché per loro questo è, quindi dobbiamo
avere ancora più pazienza e dobbiamo avere ancora più sangue freddo.